Mi spiace, Ezio. Non sapevamo che Silvio avrebbe barato. Avreste dovuto. Sorella, ci hai detto di farti sapere se vedevamo quel bastardo che ha rubato la maschera d'oro. Sta andando al ricevimento del doge. Vado io. Posso raggiungerlo prima che arrivi e riprendermi la maschera. E come? Uccidendo quel povero idiota? Certo. Lo sai cosa c'è in gioco? No. Se lo uccidi annulleranno il ricevimento. E Marco si rintanerà di nuovo a palazzo. Avremo perso tempo un'altra volta. Ruba la maschera, invece. Senza strepiti. Fatti aiutare. Le mie ragazze sono già appostate lungo il percorso. Possono distrarlo mentre gli sottrai la maschera. Va bene. Ce la posso fare. Nobili prezzi per nobili articoli, armature degne di un imperatore. Avanti, amici! Qui il cliente ha sempre ragione! Specie se segue i miei consigli. Oh no, mia madre mi striglierà. Ehi, giù! Buonasera, signore. Ce l'hai fatta. Marco è su una barca appena al largo. A momenti terrà un discorso. Nell'attesa sfrutta le mie ragazze. Muoviti insieme a loro per non farti notare. Mio fratello si copre di ridicolo con questa ostentazione. Non avete diritto di parlarmi in questo modo, egli è il doge. Il doge è solo di nome e i soldi che sperpera sono di Venezia. Ci sono in gioco cose più importanti e voi lo sapete bene. Trovatelo! Signore e signori, ecco a voi il venerabile doge di Venezia. Benvenuti, amici miei, al più straordinario evento mondano dell'anno.
in pace o in guerra, in abbondanza o in carestia, nulla può privare Venezia del suo carnevale! Diamine, non lascerà la barca. Toccherà andare fino a me. Te lo sconsiglio, ti scoprirebbero su. E allora mi farò strada con la forza. Aspetta! Stanotte celebriamo ciò che ci rende grandi! Che le nostre luci illuminino! Tutti noi amavamo profondamente Mocenigo. Era un amico leale e ci mancherà. Ma le sue scelte politiche ci vedevano forse d'accordo? Ci sentivamo sicuri sotto di lui? Ci fidavamo della strada che aveva scelto di seguire? Oh, come me, iniziavate a tremare, temendo che Mocenigo non avesse una visione chiara, che non fosse pronto per quello che ci attende. Ebbene, amici miei, sono qui per dirvi che io conosco la strada da seguire. Io so dove stiamo andando, verso quale meta bellissima, e ci arriveremo insieme! No, è troppo presto. Non sono pronto. Difficile esserlo. Che la morte non sia crudele. Requiescat in pace. Avanti, così! Ricordate l'addestramento! Sta scappando! Fermate, generale! Questo folle è un assassino, nulla di più!